Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Come va? Spero che state bene, state scorrendo una splendida giornata. In questo video voglio parlare, secondo me, del tema principale delle partite di ieri sera. Vale a dire questo ennesimo tracollo del Torino negli ultimi minuti. Fondamentalmente una malattia che si stanno portando in granata dall'anno scorso. E però non sempre, insomma, è colpa anche dell'allenatore, perché ieri si sono visti i grandissimi limiti di Buongiorno, perché assolutamente tu, da difensore centrale, soprattutto da sostituto sul campo di Bremer, negli ultimi minuti tu devi stare attaccato all'attaccante. Non puoi concedere a un giocatore talentuoso come Nalvares di arrivare nel, diciamo, a centro area e poter colpire così liberamente di testa. Quindi si sono visti sì i limiti di Buongiorno, si è visto un Torino comunque, diciamo, senza particolare verve offensiva, però bisogna anche chiedersi il perché di questa cosa. Il discorso che Juric abbia schierato questo tridente atipico con Radonjić, Sek e Vlasic, secondo me ha tolto certezza a livello offensivo al Torino, perché giocatori come Vlasic e Radonjić hanno bisogno di una punta centrale che sì sappia legare il gioco, che sì non sia scarso tecnicamente, ma hanno bisogno di un fulcro del gioco, perché soltanto in quel modo loro possono sfruttare le loro caratteristiche. Non so neanche come spiegarvi. Avere una punta che ti tiene impegnata, una difesa centrale o che comunque fa del movimento offensivo anche in orizzontale, apre dei varchi, streccia la difesa, e in quegli spazi Vlasic, Radonjić, bravi nel dribbling, veloci, intelligenti, sanno sfruttare appunto questi varchi che si vanno ad aprire. Ma se tu invece metti un Vlasic che a volte gira come falso 9, cioè no, non come Andrea, intendo come falso 9 sul campo, a volte ci va Radonjić, a volte ci va Sek, perché si sa che di questi tre pochi hanno la vena del gol, o meglio, da punta centrale non è che siano dei cannonieri a dire minchia, va bene, ma segnano 20 gol a stagione l'uno. E tu in una partita come questa qui, non come contro il Milan o l'Inter o, non lo so, la Fiorentina, la Juve, che magari dice ok guarda, perdo all'89esimo, sì mi rode, però insomma, può capitare con una big, no? Ma sono le partite contro il Sassuolo che tu devi vincere assolutamente. Non puoi permetterti di perdere punti così, perché il Sassuolo potrebbe essere una rivale. Allora, ok, che uno vuole tentare, no? Ma non tentare in partite dove devi fare il risultato. Sicuramente i motivi per i quali poi sia Sanabria che Pellegrini non sono partiti all'inizio, magari lo so soltanto Juric. Io non sto dicendo che Juric abbia fatto una boiata o magari come se io volessi dire la mia in quanto io sono migliore di Juric, assolutamente no. Ma come tipologia di scelte, secondo me, qua si storge tutto, secondo me qualora fosse stata una scelta conscia, diciamo che Juric in questo caso ha perso la battaglia, secondo me, perché ha tolto certezze dal lato offensivo, perché non c'erano il lato difensivo. Molte persone della mia community granata, anche durante l'estate, dicevano ma abbiamo Buongiorno. Io ti ho detto ragazzi, Buongiorno ha tanti limiti, ha molti limiti, perché lui pecca tantissimo di distrazione.
alcuni hanno detto, ma potrebbe essere per la nazionale? No, no. Ragazzi, Buongiorno è un giocatore interessante, un buon giocatore, ma che deve fare passi in avanti che sono clamorosi. E l'errore che ha fatto ieri, l'ha fatto anche l'anno scorso, li faceva molto spesso l'anno scorso, posizione, tempismo nell'intervento, distrazione, errata postura del corpo quando va a affrontare l'avversario. Non deve sorprendere un errore così da Buongiorno, assolutamente no. Poi giovane, vabbè, tutto quello che volete, ma soprattutto in quella zona nevralgica non può giocarci Buongiorno ancora, non è pronto, non ha quell'intuito da poter agire in quella posizione di difensore centrale puro alla Bremer. Se lo sposti come braccetto può fare l'errore, ma cavolo, ma se tu me lo fai da centrale puro a 90 e rotti, che sbagli posizione, sbagli le distanze, sbagli tempo di intervento, non stai sull'uomo. Alvarez alto 1,80, Buongiorno gli da 10-12 centimetri, devi essere lì attaccato all'avversario, non puoi stargli a 3 metri in un'azione, tra l'altro facilmente un'azione facilmente interpretabile, perché c'erano 3 difensori del Torino schierati e la punta, l'unico era Alvarez sul cross di Rogerio, è sbagliato. Quindi fondamentalmente i lati negativi del Torino di ieri, uno, mi dispiace, Buongiorno, no, non ci siamo. Due, una sterilità offensiva comunque dettata anche da, secondo me, un'errata interpretazione di Juric. Quindi l'attacco del Torino di un puntero ne ha bisogno, che non sia Sanabria, perché magari il puntero deve fare anche qualche gol, quindi un po' più Pellegri se sta bene. E fondamentalmente, insomma, il problema è stato il ritorno della sindrome dell'anno scorso. Ragazzi, il Torino ha perso dei punti contro Inter e ieri per un gol all'89esimo e un gol ieri al 93esimo, 94esimo, ha perso già punti. E se ricordate bene, lo scorso anno se ne parlava sul canale, se ne parlava di questa sindrome del Torino che negli ultimi minuti, difetto di concentrazione, pluff. E anche qui una piccola mendina Juric. Se tu sai che il problema è questo, ma sai che la squadra non è ancora pronta per un discorso fisico, per un discorso tecnico, a reggere tutti i 95-96 minuti di una gara, cambia modulo. Cioè, invece di mettere magari i tre difensori, i quattro centrocampisti e le tre punte, diciamo così, magari metti un 3-5-2, metti copertura, se sai che negli ultimi minuti è così, senza togliere al discorso offensivo di stare alti, ma quello è un atteggiamento della squadra, non di uomini. Cambia modulo, inserisci magari un centrocampista in più che ti faccia la schermo. Però sembra che sul canale si è parlato di questa rigidità un po' tattica, che poi tra l'altro, attenzione, che già qualcosina magari un po' sta cambiando, perché comunque dal 3-4-2-1 siamo passati a questa sorta di attaccante atipico, questa sorta di esterni che non sono più trequartisti ma sono un po' più esterni veri e propri. Certo, sicuramente conterà anche l'assenza di Miranchuk, però comunque il fatto segue un pochino a livello offensivo, ma conta la solidità difensiva. E l'abbiamo visto con lo Spezia, perché il signor Gotti ha un grande senso della quadratura difensiva. Ha preso un gol in meno,
del Bologna e quindi si è preso a casa i 3 punti. Quindi il Torino c'è grande potenziale, però bisogna farlo sfruttare. Ok? Quindi mi raccomando, tifosi del Torino e non, fatemi sapere qui sotto cosa pensate. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!